Amici appassionati di football manager, buonasera, sono Senx, come sempre vi do il benvenuto in questo nuovo video. Allora, nell'ultimo episodio siamo andati abbastanza bene, dai, due vittorie, una sconfitta in Champions, ma purtroppo è dovuta soprattutto all'infortunio di Allison, però in campionato siamo almeno riusciti a rosicchiare 3 punti all'Inter, che adesso si trova a 30 punti, noi a 27, poi segue Juventus a 24, Napoli, Torino, Roma, Milan, Atalanta, Lazio, eccetera, eccetera. Quindi oggi un episodio importante perché vedrà il recupero di Alisson che tornerà finalmente in squadra perché abbiamo la sosta nazionale, visto che la partita contro il Napoli sarà tra 18 giorni. Io mi inizio a incamminare, anzi no, prima di incamminarci vediamo contro chi giocheremo oggi, a parte il Napoli che abbiamo già visto. Abbiamo l'Olympique Lyon in Champions League per cercare la matematica sicurezza di passare il turno e l'Atalanta in casa. Quindi un altro episodio bello tosto, bello importante. Soprattutto aspettiamo Alisson con tutto il nostro cuore. Quindi io mi inizio ad avviare, ragazzi, visto che sarà una bella sosta, bella bella lunga. E ci vediamo direttamente alle formazioni per Catania Napoli. Siamo in casa, scusate, non mi ricordo. Siamo in casa? No, siamo in trasferta, quindi per le formazioni di Napoli-Catania andremo tutti al San Paolo. Ed eccoci arrivati al giorno della partita, finalmente. Vediamo se oltre noi ci saranno le due milanesi a giocare, specialmente l'Inter, che ormai è la nostra avversaria numero uno. E attenzione alla Juve perché può sempre farsi sotto alle potenzialità per romper le balline, come al solito. Eccolo qua, Inter-Fiorentina. Ah, proprio, preciso, li abbiamo chiamati Empoli-Milan e Inter-Fiorentina. Vediamo cosa vanno a fare. Il Milan... vabbè, se perdesse o pareggiasse non mi dispiacerebbe contro l'Empoli, vediamo. No, niente, va a vincere 3-0. L'Inter è quella più importante, ragazzi, contro la Viola, vediamo se ci fanno sto regalo. Dai, dai, Viola, dai, 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 che hanno fatto? Hanno giocato? Dov'è? 3-1, olè, che bello, perfetto, niente, siamo costretti come sempre a vincere ed inseguire. Allora facciamo qua scelta veloce, infatti Guedes lo spostiamo da questa parte, torna Alisson, come detto. Nonostante sia al 76% forma partita, ma comunque sempre meglio del buon Wanmingkyun. E poi io metterei, si sono lamentati parecchio, Pedrito durante la settimana per il suo scarso utilizzo. E anche il buon Davide Bettella, Bettellino, lo metterei al posto di Bastoni. Anzi no, Pedrito però al 57%, ma li avevamo messi per l'under 20. E Pedrito no, vedi? Vabbè, mettiamo Pedrito, Bettella magari no. Ecco, non mettiamoli entrambi perché già c'è Pedri 57%, mi sembra un po' esagerato. Contro il Napoli che si trova al quarto posto nella Serie A, quindi una bella partita tosta e bella difficile. Allora, la formazione comunque è fatta. C'è Maurizio Icardi che va al posto di Pinamonti perché ormai è il nostro talismano ufficiale. Sì, direi che Nuri può prendere anche il posto di Pittman. E dunque, ragazzi, siamo pronti. Confermiamo la formazione e vediamo che succede per Napoli Catania. Cosmin Olaroyo, guardate com'è impettito, orgoglioso della sua squadra. Scende in campo con un 4-4-2 prudente, quindi non se la sente tanto il buon Cosmin. Berardi in porta, Delicato, Pascale, Cataldi e Milosevic in difesa, Ceko, Lefinir, Longstaff, Yao a centrocampo, Krajnic e Tammy Abraham lì davanti. Però la squadra è sempre energico. Voglio una vittoria che allunghi la nostra striscia positiva. Chiedo tanto? Non credo. Soprattutto per non perdere terreno dall'Inter che continua comunque a vincere. Pedrito la larga benissimo per Guedes, prova il dribbling, non riesce ancora, però palla resta incollata ai piedi. Olmedo la fatina dall'altro lato, può metterla in mezzo. Pedri la può provare, no? Guedes, Bogic, mamma, oh, Mauros, ma che gli è successo sto ragazzo? Oh, signori. Ora, a parte tutto, ma che gli è successo? L'anno scorso non segnava manco con le mani questo, non segnava manco con le mani. Quest'anno ogni tiro lui lo rende una pepita d'oro. Williams ancora per Pedri, il Catania subito in avanti, ma c'è ovviamente il Napoli che si rifà sotto dopo un minuto, come da tradizione di Football Manager. Ma grazie a Dio stavolta Delicato ci va a graziare. Williams ancora il Catania però. Niente, sempre il Napoli che dalla sua area di rigore riparte. Yao si fa tutto il campo indisturbato, direte come è possibile, giustamente, direte voi, non lo so. Ma sono football manager, anche questo è possibile. Meno male che il Napoli è molto impreciso. Vediamo se stavolta riusciamo a fantiro, Ansu Fati, Nuri la mette in mezzo. Uros è incontenibile, è in questo ragazzo incontenibile. Segna di testa, segna di piede, segna di culo, segna di schiena. Da tutti i lati va a segnare. Ecco, qua la salviamo anche.
anche un pizzico di fortuna, dai, diciamo che ci sta, ci sta. Un po' di fortuna ci sta. Secondo me, ragazzi, è Icardi. Icardi è stato determinante nella crescita di Euros, perché l'anno scorso, nella stessa identica posizione, con Pinamonti a fianco, non ha combinato una mazza. Quest'anno gli abbiamo messo Icardi, si è preso in mano l'attacco. Yao, mazza, oh, veramente. Però si allenano questi sulla finalizzazione, signori, dai, su, a Napoli, un tiro in porta, fallo, 5 tiri, tutti fuori dallo stadio. Siamo alla mezz'ora, intanto la partita volge verso un tranquillo 2-0. Vero? Lo finiamo il primo tempo sul 2-0, giusto? Non fai la solita classificazione. Eccola. La classificazione all'ultimo secondo dove mi vai a fare il 2-1. No, forse è nostra però, forse è nostra. Olmedo, Magalhães. Nueri, Ansu Fati, forse c'è addirittura il 3-0. Sì! No, 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 non c'è, non c'è, non c'è perché Berardi la mette in corner che va a battere proprio lui, il grande Pedrito in mezzo. Tammy Abraham allontana. Vabbè, possiamo fischiare, arbitro, no? Direi che possiamo fischiare. Grazie, grazie, grazie. Oh, ragazzi, 2-0 netto contro il Napoli, comunque, che è sempre una squadra ostica da affrontare, molto tignosa. Cominciamo il secondo tempo. Lodiamoli nel frattempo, visto che questo è sempre l'anno dell'allegria e della festa. Che se... che ammazzo, però sto chiedendo se che di carta pesta è fatto questo. Ogni partita mi si infortuni, ma com'è possibile? Mettiamo a Reina. No, a Reina, come sempre metto quello sbagliato. Mettiamo a Reina, grazie. Anche avete visto che la forma partita per molti giocatori è veramente scandalosamente bassa. 78esimo, un 3-0 proprio per chiudere la definitiva. No, ma figurate. Però forse sì, forse... Aspetta, aspetta, non deve andare, forse sì. Bastone lì indietro per Alisson. Magalhães. Ancora per Alisson. Tornato finalmente a difendere i pali della porta rossazzurra. Magalhães. Bastoni. Il derby dei vulcani. Napoli-Catania. Vesuvio contro Etna. Alisson. Magalhães. Alisson. Bastoni. Ma cioè, che fa? Grazie, vabbè, ne ero sicuro, figuriamoci. Cieco? Lo so. Mannaggia, allora, andiamo a fare gli ultimi due cambi, va, mancano 10 minuti. Mettiamo Bettella proprio per Magalhães. Bastone, lo spostiamo di qua. Pittman per Ansu Fati, che ha più caratteristiche difensive, il buon Pittman. Mancano 10 minuti, ce la facciamo, vero? Ragazzi, per favore, ragazzi! 7 tiri, 6 in po', però... Oh, le nostre statistiche sono migliorate parecchio. 7 tiri, 6 in porto, 2 gol, sono tanta roba. Olmedo. Avanti, avanti! Mamma mia, che ignoranza! Madonna mia! Domande di più! Oddio, meno male non ha... Mamma mia, Alisson qua che è andata a doppia parata miracolosa, che è andata a parare. Meno male che non ha tirato subito quello. 5 minuti di recupero addirittura. Sì, domani. Sartori. Il Catania è costretto a soffrire ancora da Abraham. Spalla alla porta Milosevic, ci può mettere in mezzo, ma non succede nulla. Attenzione, 4 minuti, 3 minuti, 2 minuti. 1 minuto. Ormai è finita, arbitro, è finita. Ce la portiamo a casa con sofferenza. All'ultimo, perché in realtà abbiamo dominato per tutta la partita. Comunque, diciamo ai ragazzi che sono stati molto, molto bravi. Ottimo, ottimo. Restiamo a meno 3 dall'Inter. Oh, grande Uros. Lo andiamo ad elogiare perché veramente sta disputando un campionato da gran protagonista. Lo vediamo anche qui: 11 gol. Capocannoniere al momento della stagione. Segue Felipe dalla Juve. Vediamo com'è sto Felipe. Eh beh, non è male, soprattutto è molto molto giovane, il mezzo brasiliano, un italo-brasiliano. Va bene ragazzi, mettiamo un attimo da parte il campionato perché arriva l'Olympique Lyon. Ora, questa è una partita fondamentale perché in caso di vittoria saremmo qualificati matematicamente, quindi importantissimo. Cercare, non dico di vincere, ma perlomeno il pareggio. Siamo in casa o in trasferta? Siamo in trasferta, quindi non sarà un incontro facile. Però noi cerchiamo di fare del nostro meglio. Tanto, come detto,
anche un'eventuale sconfitta non sarebbe una tragedia, poi possiamo sempre giocarcela contro i croati della Dinamo Zagabria, che abbiamo già battuto in trasferta. Mancano due giorni, nel frattempo cerchiamo di riposare le nostre stanche membra e vediamo quale formazione, perché andremo comunque credo a fare un po' di turnover, perché la squadra l'ho vista abbastanza stanca verso la fine della partita, quindi vediamo che formazione andremo a schierare contro i francesi dell'Olympique Lyon. Pronti signori, ci siamo, il giorno fatidico, Champions League time, andiamo a fare subito la nostra formation, il nostro 11 starter, o come cazzarola si dice. Intanto il Porto va a vincere purtroppo contro la Dinamo Zagabria, questa non ci voleva, non è proprio una bella notizia. Ajapong va a sostituire il buon Brandon Williams che è squalificato. Per il resto mettiamo Anthony per Guedes, ok, nonostante la prima partita non sia al massimo, però per adesso gli facciamo prendere un po' il ritmo. Bastoni fa spazio a Bettella, fate il metopedi. Bene o male, ci siamo. Icardi e Bojic, ci siamo. Sì, direi proprio che ci siamo. La mentalità positiva va bene. Allora, che riecheggi l'inno Champions. Si parte con Olympique Lyon Catania. Erik ten Hag, proprio lui. Sì, proprio lui. Il mio sosia, anche se vogliamo. Scende in campo con un 4-2-3-1. Dalberg in porta, Rodionov, Velic, Lianco, Stylens in difesa. Fran Beltran, centrocampista con Pereira, poi Zinchenko, Odgaard, Dilrosun e Haaland lì davanti. Spogliatoio, direi, parla la squadra, sempre energico, che finora comunque il nostro talismano porta fortuna. Buona fortuna, ci serve solo... ecco, vedi, ci serve solo un punto per qualificarci matematicamente, quindi io direi che possiamo farlo assolutamente. Tunnel, calcio d'inizio, ecco le squadre che... ascoltano l'inno riecheggiare, si caricano, si danno la carica e siamo pronti, ragazzi. Eccola, subito, dopo 30 secondi. Meno male. Ah, ancora angolo. Tiro stoppato da grande a Japonga. L'ha stoppato lui. L'ha messa lui. E vabbè, che qua poi vanno a sbagliare. Bravi, bravi. Ah, proprio niente. Domande di più, subito. Perché già li vedo un po' intimoriti. Anthony verso Japong. Grande, resiste alla carica. Olmedo, l'allarga benissimo per Ansu Fati, la potrebbe mettere in mezzo, c'è sempre Uros a disposizione, niente, ha deciso di dire una schifezza, perfetto, bravo Fati, ottima scelta, veramente molto tatticamente intelligente, lo definirei. 10 minuti, ancora un'altra azione, c'è Nuri verso Olmedo, Magaiais per Nuri, Olmedo, Nuri, Ansu Fati ancora per Olmedo, Magaiais, Olmedo, grande tiki-taka qua della squadra rossazzurra che cerca... Il passaggio giusto per bucare la difesa francese. Anthony passa benissimo. Il cross in mezzo, tiro doppio. No, Molmedo, un rigore in movimento. Sbagliato, mamma mia. Ma come ha fatto? Era tutto solo davanti al portiere. Mannaggia lui, Olmedo maledetto. Che poi tira da centrocampo, segna davanti al portiere. No, Ansu Fati ancora in mezzo. Allontana la difesa. Però il Catania è vivo. Entrambe le squadre, devo dire, se la stanno giocando. Odgaard, aia. Oh, e poi non ne sbaglia una, oh, non ne sbagliano una, è incredibile. Non ne sbagliano una. Mostrate un po' di grinta, va, che vedoti. Immeritato però, immeritato. Diciamo che il pareggio magari era il risultato più giusto. Bravo, complimenti, chi era Olmedo, sì. Haaland. Oh, ottimo Alisson. Bravo, la va a parare. Dai ragazzi, possiamo recuperare, dai, forza, crediamoci. Domanda di più, non posso, perfetto, Ajapong, Anthony, Uros, Pedrito, niente, non azzecchiamo un passaggio, ma è possibile. Dilrosun, bravo Bettella qua, bravissimo, che ho. Oh. Ma dove? Ah, nessun rigore, appunto. Ma allora fa continuare, scusami. Oh, vabbè. Nuri verso Olmedo. Infatti la palla era proprio pallone netto. Oh raga, ma ce la facciamo a tenere una palla 2 secondi sui piedi? Niente, no. Probabilmente non ce la facciamo. Odgaard, bravo Alisson, complimenti. Domandiamo di più, adesso possiamo. Ma purtroppo il primo tempo volge al termine. E infatti è proprio finito. Aggressivo. Ci aspettiamo una partita di gran lunga migliore. Icardi non è molto convinto del nostro discorso, ma pazienza, se ne farà una ragione.
Ancora il Lione in avanti e va a siglare il 2-0. Perfetto, dopo 5 minuti, ottimo. Domande di più, ci spostiamo pure sull'offensiva. Non credo che questo vada a cambiare le carte in tavola, sinceramente, però ci proviamo. Ajepong verso Uros. In mezzo niente. Che è un flipper, che è? Attenzione però. E vai, Icardi, vatti a prendere sta palla, che esulti, che te esulti. Poi pure da ex Paris Saint-Germain si mette a esultare in mezzo ai rivali storici del Lione, vabbè. Cose strane che accadono. Allora, io direi possiamo mettere dal dosso per Pedrito, assolutamente sì. Mettiamo Guedes per Antony, assolutamente sì. E li iniziamo a far avanzare entrambe le ali. E per adesso aspettiamo un attimo, vediamo se riusciamo a ribaltare, non a ribaltare, ma almeno a pareggiare. Vediamo, Bojicevic verso Ajepong. Si fa rubare palla, ma c'è Olmedo che riesce a recuperare la sfera. Ajepong ancora sul lato di destra, può provare il suo cross magico, lo prova, Icardi non ci arriva, però attenzione perché forse c'è un calcio di rigore, un chiarimento al VAR ed è rigore. Va proprio la nostra Fatina che non ha mai fallito e non fallisce giusto adesso. Allora, rispostiamoci su positiva. L'abbiamo ripresa, incredibilmente per mia grande sorpresa, ma attenzione perché lo sapevo bene, non è ancora finita. Partita finisce quando arbitro fischia, diceva qualcuno di molto più importante di me. Ansu Fati, vediamo se addirittura riusciamo a fare il 3-2. Il 3-2 sarebbe proprio poesia pure, no? Vabbè, sarebbe troppo. Lo so, io sono un ottimista nato, ragazzi, lo so. Sarebbe chiedere troppo. Christian. Bello, bello, no? Christian, veramente, complimenti. La palla è arrivata a Marsiglia nel frattempo. Guedes, Bojicevic, Uros, Uros, prova lo sp... Mamma mia santa, che proprio in buca d'angolo gliel'aveva messa Uros. Olmedo, raga, anche in pareggio a me va bene, eh? Anche in pareggio, non vi preoccupate, non è che per forza voglio la vittoria, state tranquilli. No? Cioè, questo, ragazzi, si è fatto tutto il campo, è partito dalla propria area difensiva, ma com'è possibile che nel suo cammino non ha trovato nessuno? Vabbè, non lo so. Molte cose mi sono ancora oscure. Vabbè, era scriptatissima sta partita, ne ero sicuro che sarebbe finita così. Ma attenzione perché non è ancora finita, Ansu Fati. No, è finita, è finita, è finita. Addirittura. Oh, Alisson, grande forma, eh. Complimenti, complimenti, Alisson. Ti vedo proprio tornato alla grande, grande, mitico Alisson. Aggressivo, non sono felice. Bravissimo! Oh, meno male che è tornato, direte voi. Tutta questa differenza, Wan Minchiun che guadagna forse 4 noccioline e 3 patatine. Non la vedo, onestamente. Benissimo, anzi, andiamo un attimo a vedere la classifica piuttosto della Champions League a questo punto. Direi, allora, gruppo di della Coppa Campioni. Oh, vabbè, siamo costretti a vincere. Meno male che con il Porto abbiamo giocato. Dovremmo, in teoria, vincere contro la Dinamo per essere qualificati matematicamente, perché manca l'ultima giornata. Sembra uno scontro abbastanza facile, visto che parliamo di una squadra che è quella croata, che non ha neanche un allenatore, quindi proprio c'è un'autogestione lì a Zagabria. Vuoi perdere contro questi? Sì, assolutamente sì, possiamo benissimo perdere, perché noi lo sappiamo benissimo. Nel frattempo, mentre la chiacchiera qua viene inondata dalle nostre parole, arriviamo quasi alla partita contro l'Atalanta che è in casa, è decimi, siamo in casa, loro sono decimi. Sembra una partita abbastanza scritta pure questa, però vediamo, ci portiamo dietro le fatiche europee, quindi anche qua saremo costretti a fare qualche cambio, magari specialmente tra le fasce e la difesa, quindi tutto può accadere, perché sappiamo bene che quando andiamo a cambiare quelle due o tre pedine fondamentali, poi va a nascere quella randomicità di risultati a cui non siamo abituati. Non so manco che sto a dire, però sembra un discorso molto bello. Se visto dall'esterno, si sembra tutto un sacco di parole buttate così al vento proprio, senza alcun filo logico. Va bene, intanto vediamo il Milan Genoa che cosa vanno a fare i rossoneri. Genoa, eh? No, Genoa? Vabbè, figurate, perfetto, grazie. Grazie allo stesso Fratelli Rosso e Blu per averci provato. E arriviamo intanto al giorno della partita. Io penso, credo che l'Inter vada a giocare
nel nostro stesso giorno, sì, perché siamo sabato, quindi probabilmente giocheranno insieme a noi di domenica, sperando in un bel risultato positivo, ovvero una sconfitta nerazzurra. Oh, intanto siamo arrivati ora. Sì, finalmente ci siamo al giorno della partita. Andiamo a fare sta benedetta formazione, sperando di aver recuperato un po' le forze. Come vedete, giochiamo ormai ogni 2 giorni, si gioca, va. Praticamente, in sostanza, Japong verso Massima, che me frega, tanto ormai è l'ultima giornata, l'ultimo campionato. Sampdoria Inter, intanto, 19esima, Samp, ma poi sono sempre contro le ultime, so ste squadre, com'è possibile? Ma ce l'hanno mai uno scontro diretto? Giocano solo contro le ultime. Vabbè, comunque, a parte questo, io la lascerei così, ragazzi, già a vederla mi piace. La lascerei così perché metterei solo Geddes per Antony. That's it, che ne pensate? Vi piace? La mentalità offensiva, perché l'Atalanta non è ovviamente quella attuale, quella reale, quindi ci può stare. E allora andiamo a goderci le emozioni di Catania, Atalanta al Massimino. Angelo Alessio, o Alessio Angelo per gli amici, scende in campo con un 4-3-3 larga, prudente, Muñoz in porta, Boitos, Lewis, San Giuste, sbarra in difesa, Maesto, mediano, Pessina, Pessina, Rossi, centrocampisti di Giusto, Andrade. E Franciosi lì davanti, no, energico. Siamo favoriti per una ragione. Mostratemi il perché. Anzi, mostrate a tutto il mondo il perché. Subito l'Atalanta, per l'appunto. Ecco, proprio per dimostrare questa cosa, che va in avanti. Allontana Lewis dal limite. Oh, strano, come mai non hanno segnato? E mi pare strano, questa è una novità. Una novità questa inserita. 10 minuti. Un tiro, due tiri Atalanta, tre per il Catania. Poche però, avaro di emozioni finora questo match. Niente, solo ecco, Boitos da segnalare l'ammonizione di Boitos. Muñoz va a battere questo calcio di rinvio. Ancora Boitos. Atalanta se la gioca lì a centrocampo. Andiamo in pressing cercando di recuperare la sfera. Non riusciamo, anzi c'è questo filtrante lunghissimo nella terra di nessuno. C'è Claude Japong. No, grazie. Alisson, con calma. Bravo. Poi c'è la Bettella, che cosa più facile non c'era. Olmedo. Guedes. Bravo, ottimo lo stop. Mette la palla a terra. Guedes avanza, il dribbling secco. Mamma mia, si. Che ha segnato? Oh, Ansu Fati. Posso rivederlo, ragazzi? Mi seccate? Ma non. Ho visto un'animazione strana, sinceramente. Posso? Un attimo solo, scusate ragazzi, perdo proprio 10 secondi. Dove sta? Ecco, Ansu Fati. Ah, di testa, ok. Vabbè, mi era sembrato un bug grafico. Ritorniamo alla diretta. Ottimo. 1-0, subito. Guedes. Bettella, grande assistman Guedes, come sempre. Olmedo, ancora per Ansu Fati, che potrebbe metterla in mezzo, ma non lo fa perché è troppo stupido. Calcisticamente parlando e sportivamente parlando, ovviamente. Vabbè, 9 tiri. L'Atalanta ancora deve capire di che forma è fatta la nostra porta, perché non ha fatto manco uno. Mentre ci avviamo alla fine del primo tempo, manca un minuto di recupero. Vediamo se l'arbitro va a fischiare. Sì, lo fa. Mentre l'Inter è addirittura in vantaggio. Che bello! Contro la Sampdoria 1-0. Eccola qua. Eccolo qua. Non me ne ero accorto che l'avevamo in sovraimpressione qua sotto. No, Uros. Vediamo se recupera. Franciosi, attenzione. L'Atalanta. Fati, possiamo partire in contropiede. Vai Uros, dove sta? No, quello era Pedri. Fati, velocissimo. Veloce come un fulmine. Guedes. Olmedo. La prova. Olmedo. La traversa. Che palle, però. Oh, gli ha piegato le mani, però, Sta recuperando, Uros. Sta recuperando, dai. Sì, ce la fa, ce la fa. Uros tiene duro. Uros ce la fa. E allora, leviamo. No, perché se dovesse infortunarsi più gravemente, saremmo costretti a cambiarlo. Leviamo Pedri, lo mettiamo dal grosso. E direi di cambiare pure Olmedo per Moriba. Sì, cambiamo i due di centrocampo. Iannone, la mette in mezzo. Oddio, Rossi ha spinto Bettella, meno male. Dai, al primo tiro in porta sarebbe stato scandaloso. Uros, una contusione. Ma no, ma ce la fa, dai Uros che sei un uomo vero, dai che ce la fai Antony per Fati, mettiamo. E Guedes lo spostiamo a sinistra, perfetto. Un po' stanchino Fatino, un po' stanchino. 4 minuti, ancora un'azione, no, non si poteva finire solo 1-0, no. Magalhães, allarga per Nuri, ancora verso Magalhães. Moriba, avanza lo spagnolo, vede Guedes. Che
Che ha cambiato adesso fascia. Niente, non ci è arrivato. Non ci è arrivato, non ci è arrivato. Gaggiotti. Eccola. Mamma mia. Gli infarti ogni volta mi fanno prendere. Gli infarti. Possiamo finire per una volta senza vedere sempre azioni? Basta. Oh, grazie, grazie, grazie. L'Inter, vabbè, addirittura 3-0. Ma non ci aspettavamo un risultato diverso. Ben fatto, ragazzi. Sofferta questa, specialmente alla fine. Però l'abbiamo portata a casa. I nostri 3 punti quotidiani li abbiamo fatti. I giovani dell'Atalanta come un disastro. Vabbè, l'uomo partita è Ansu Fati. Perfetto, ragazzi. Allora, questo episodio è finito qua. Diciamo che è andata abbastanza bene. Ci aspettavamo una sconfitta in Champions, visto che il Lione era chiamato all'ultima possibilità per poter sperare ancora nella qualificazione, e effettivamente ci hanno battuto e strabattuto. Il prossimo episodio, piuttosto, andremo a decidere definitivamente chi passerà il turno in Champions, perché abbiamo in campionato Empoli e Genoa trasferte a casa, e in Champions, in casa nostra, contro gli straultimi della Dinamo Zagabria, saremo contro appunto la Dinamo in Coppa Campione Gruppo D. Servirà anche, no, serve a questo punto una vittoria obbligatoria per sperare matematicamente di passare. Va bene, in Serie A invece resta tutto invariato, mi sa, perché sì, il Milan sta a meno 7 addirittura, mentre l'Inter resta a meno 3. Fatemi sapere la vostra come sempre qua sotto nei commenti. Cari ragazzi miei, vi ringrazio per aver visto il video fino a questo momento. Lasciate un bel like, qualora vi fosse piaciuto l'episodio. Noi ci vediamo domani con un nuovo gameplay. Ciao!